Ciao a tutti, eccoci qua per la nuova, non so mai come chiamarla, recensione, review, no? Raccolta di curiosità di questo quarto episodio della serie Star Wars The Bad Batch che trovate sempre su Disney+. Mi sono preso gli appunti perché ho una certa età, non sono più un giovane ragazzino che riesce a tenere tutto in testa, per di più in questa puntata si torna su un altro pianeta abitato, per cui è pieno di rovine, un po' di curiosità ci sono da dire, me le sono segnate. Per cui sto guardando praticamente un gobbo, abbiate pazienza. 42. Il titolo è Cornered, ovvero braccati. Dopo parliamo un po' della puntata e del progetto in generale, che non sta ancora prendendo una piega tra virgolette interessante. Un discorso un po' particolare, magari durerà un pochino di più questa puntata. Allora, si parla subito di un nuovo pianeta inedito che si chiama Idaflor, un pianeta disabitato, ce lo dicono subito i personaggi subito all'inizio, non lo vedremo nella puntata, c'è un po', mi tocca spoilerare se parlo di curiosità, per cui abbiate pazienza. Poi parliamo di Pantora non è un pianeta inedito. In realtà la cosa più interessante di questo pianeta, che abbiamo già visto in The Clone Wars più volte, riguarda i Pantoriani, ovvero, e qui leggo il nome perché non riesco mai a pronunciarlo, abbiamo un Pantoriano illustre che altro non è che, rullo di tamburi, George Lucas, cioè Papa Noida. Ok? L'abbiamo visto velocissimamente, non ha detto nessuna battuta, diciamo che è più un cameo, in Revenge of the Sith, il terzo episodio del 2005. Lo vediamo poi in maniera più consistente, anche con una parte più consistente, nella serie animata del Clone Wars, ma insomma gli elementi ricordano George Lucas, ma di fatto non è George Lucas. Per cui è questo pianetone molto arabeggiante che ricorda tantissimo la vecchia Arabia, quella che abbiamo un po' visto nei vari cartoni animati di quando eravamo piccoli, no? Avete presente tutte queste belle, non so neanche, queste cupolone strane con le guglie, no? Insomma, è molto, molto arabeggiante. E tutte queste persone con la faccia viola, con la pelle viola, sono umanoidi con la pelle viola e vari tatuaggi, eccetera, eccetera. Arriviamo su questo pianeta. I Bad Batch scoprono che anche qui è arrivata non più la Repubblica ma l'Impero. Vediamo una stazione per la registrazione dei codici a catena. Qui scopriamo anche che potranno restituire la vecchia valuta e ricevere i nuovi crediti imperiali. Rivediamo il logo COG dell'Impero, non più quello della Nuova Repubblica, e vediamo effettivamente tutti i cloni ancora a fase 2, per cui non vediamo ancora gli Storm, accolti come degli eroi per aver terminato la guerra. In realtà sappiamo anche dalla voce dei Bad Batch e di Omega che proprio così non è, e che la cosa sta peggiorando di giorno in giorno. Logicamente sappiamo il motivo, insomma l'Impero sta cominciando a conquistare la galassia in maniera massiva. Torno un pochino a leggere, arrivano con la loro astronave in un docking bay, vediamo un personaggio che si chiama, poi l'ho scoperto dopo perché me l'ero un po' perso, si chiama Raspar Six, e subito onestamente credevo che fosse un Ugnaut, no? Tipo Quill con questa faccia da maialino, poi nella versione animata è un po' un mistone. In realtà subito non l'avevo compreso, non mi era chiara questa cosa, poi pian piano ho capito che è un sullustiano, per cui come Niendam, solo che qui parla la nostra lingua, mentre Niendam... Questa roba è... Beh, potrei farlo, prova a farlo. Ecco, questa roba così. Questo parla in italiano normale, per cui molto, molto bene. Allora, perfetto, e finalmente vediamo perché braccati. Perché? Perché sono braccati dal Bounty Hunter che abbiamo conosciuto abbastanza bene nella serie TV in live action Mandalorian, cioè Fennec Shand fa la sua comparsa in questa serie. Sappiamo già che è una cacciatrice di taglie con i contro-cojones, per cui qui ci viene raccontato in quel modo. Un personaggio molto interessante, molto figo. Per adesso, bam, è semplicemente sta dando la caccia a Omega, perché ha una taglia su di sé molto importante. Alla fine però, spoiler ragazzi, ve l'ho spoilerata, lo vedrete, non ve lo spoilerò, alla fine ve lo dico. Comunque c'è Fennec Shand che mostra le sue skill da cacciatrice di Hunter, super mega
Fenomeno, cecchino infallibile, super atletica, insomma, ottimo personaggio che corrisponde a quello che abbiamo già visto, come detto, nella serie The Mandalorian. Poi, pian piano si infilano nella città, vediamo logicamente un sacco di razze, vediamo un sacco di frutta, torna la frutta. Mi piace sempre da matti andare a scavare un po' per quello che riguarda gli oggetti di uso comune. Vediamo un Jogan Fruit, varie casse di Jogan Fruit, questo frutto che ricorda un po' una cipolla viola con queste striature fucsia. Vediamo in Meilurun è una delle tante frutte che vedevamo anche nei cartelli di The Mandalorian, e l'abbiamo visto anche in Rebels. E la cosa che mi ha divertito e mi ha fatto piacere, ho dovuto fare una ricerca perché non è immediata, è che vediamo un paio di una creatura e un droide che non abbiamo visto da nessun'altra parte se non nella serie TV animata Star Wars Resistance. Serie purtroppo interrotta, dico purtroppo perché secondo me, ribadisco, voi dite quello che vi pare, è una delle chicche degli ultimi anni, purtroppo però inizia in modo veramente pessimo, non si fa voler bene, decisamente non si fa voler bene, perché le prime 10 puntate della prima stagione sono inconcepibili, non succede niente, e qui vorrei arrivare un pelino al discorso principale. Ci sono altre curiosità, se vogliamo ve li posso dire, sono droidi protocollari, astrodroidi, ma qui dopo torniamo al discorso che stavo facendo adesso, ci sono diverse cose, ma la cosa più importante è che The Bad Batch è arrivata alla quarta puntata in modo molto verticale. Sapete che io adoro la verticalità, adoro gli episodi filler, no? Mi piacciono, ci danno un senso, però deve esserci sempre una struttura orizzontale di fondo per poi arrivare alla fine. Qui la struttura orizzontale di fondo è un po' morbidina, cioè sappiamo che l'impero deve recuperare Omega, sappiamo che i The Bad Batch sono braccati, sono ricercati, ma non hanno una meta, questi personaggi stanno scappando, punto, questa è la traccia orizzontale, mentre a livello verticale sono tutte puntate autoconclusive in cui loro scappano, pam, inizia che arrivano, finisce che scappano. Fino alla terza puntata mi stava bene, ma alla quarta puntata comincio un po' a starmi stretto questa cosa. Non critico la verticalità, critico il fatto che ci sia una mancanza di obiettivo generale. E questo qui, secondo me, anche leggendo sempre le critiche degli altri, perché io sono così, certe cose mi piacciono, però ascolto le critiche degli altri, mi rendo conto che in effetti in questo periodo storico mettere un prodotto che sia esclusivamente verticale forse è un po' troppo, soprattutto in questo modo. Sto leggendo gente che si sta staccando, io stesso non ho più l'hype che avevo all'inizio perché mi manca questa carica, questa curiosità di capire dov'è che vogliono andare, no? Per cui me la godo, ma poi dopo boom, è il telefilm di una volta, ti guardi la puntata e poi non è più importante ricordarti quella puntata, no? Vai alla prossima, cosa che secondo me nella televisione di adesso funziona, può piacere, ma poi stanca in fretta, perché abbiamo bisogno comunque di qualcosa di un po' più costante, no? Qualcosa di che ci tenga lì. Per cui tutto questo secondo me è un po' la parte di Filoni che va, secondo me andrebbe rivista. Va bene la verticalità, ma deve avere una bella traccia orizzontale dietro che ti serve per poter arrivare all'episodio successivo. Visto questo dici ok, sta scappando, vabbè, poi magari venerdì prossimo te lo dimentichi. Questo lo dico soprattutto per un discorso di successo, funzionalità, no? View, perché comunque parliamo di queste cose qua. Per cui vediamo, insomma, Disney Plus è un servizio di streaming, per cui magari non è neanche così importante. Sappiamo anche che De Filoni adesso ha della ciccia sotto il culo, è un direttore creativo, in realtà lo è da un po', ma adesso è stato proprio ufficializzato questa cosa. Per cui, insomma, vediamo, speriamo che ci sia sicuramente un po' un'apertura, perché forse per tanti altri sta cominciando un po' a stancare. Leggo anche di persone che sono annoiate su questa cosa. Spero che non sia così, perché ribadisco,
rimane sempre una serie bella interessante, bella intensa, ma che credo che, arrivata alla sua quarta puntata, debba cominciare a dare qualcosina di più. Speriamo che dalla prossima sia così. Adesso abbiamo Fan Exchange che gli è alle calcagne, per cui potrebbe essere molto interessante. Sono arrivato ai 10 minuti, ve lo do nel saluto, ci vediamo la settimana prossima. Non vi ho detto che c'erano due creature che riguardavano Star Wars Resistance e che abbiamo visto solo lì. Parliamo di una sorta di cagnolino che si chiama Warpug e parliamo anche di un droide classe LE, che sono due cose, due personaggi, due come posso dire, sì, un personaggio e un droide che vedrete e direte: ah, sono cose nuove, invece fanno parte di Resistance, che vi invito di recuperare, però dovete resistere, resistete. Bella voi, ci vediamo la settimana prossima per la quinta puntata di The Bad Batch. Ciao a tutti!